Esistono tre livelli di conoscenza più uno che possono permetterti di raggiungere il successo nell'ambito che vuoi tu. Benvenuto in Perle di Coaching. Io sono Mauro Pepe e in questo video ti parlerò dei tre livelli di conoscenza più uno per raggiungere il successo sportivo, economico, personale. Andiamo a vedere. Il primo livello è il sapere, quello che si ottiene attraverso lo studio, quindi che ti dà la consapevolezza che esiste un'abilità. Il livello numero 2, il saper fare. Non solo tu conosci l'esistenza di una certa abilità, ma lo sai anche mettere in pratica, quindi ti arriva la conoscenza, il secondo livello. Il terzo livello invece, che avviene attraverso il fare, fare tante volte, ti permette di raggiungere il terzo livello che è la saggezza, quindi il saper fare istintivamente. Ma questi tre livelli non sono sufficienti per farti raggiungere successo. È necessario il più uno, che è un atteggiamento che ti permette di raggiungere il successo, e te lo spiegherò alla fine. Andiamo a vedere il primo livello. Il primo livello è il sapere. Il sapere è quello che puoi ottenere attraverso lo studio, leggere dei libri, frequentare dei corsi, frequentare l'istruzione tradizionale, guardare dei video, avere delle intuizioni relative a qualche cosa. Questo ti dà il sapere, quindi la consapevolezza che esiste quell'abilità. Sei in grado di metterla in pratica? A questo livello no. Qui si ferma l'istruzione tradizionale. Chi ha completato il percorso di studi, anche avendo una laurea, generalmente non sa fare, ma la consapevolezza di quello che ha imparato. Questo chi mi conosce sa che io non apprezzo molto il sapere istituzionale, anche essendo laureato, ma non apprezzo molto perché purtroppo con circa 20 anni di studio non si arriva a saper fare praticamente nulla, tranne in alcune eccezioni, in alcune lauree, alcune scuole superiori. Secondo livello, il saper fare. Qui inizia ad arrivare la conoscenza. Come si può trasformare il sapere in saper fare? Attraverso la pratica, ma non la pratica una volta, fare tantissima pratica, permettersi di sbagliare tante volte finché non siamo diventati bravi a fare qualcosa, attraverso le esperienze e attraverso il confronto di chi già sa fare quello che noi vogliamo imparare davvero a fare. Il terzo livello è il fare, così tante volte che ti porta alla saggezza, è il saper fare istintivo. Quindi io lo so fare così tanto bene, l'ho fatto così tante volte, che a un certo punto non ho più bisogno di pensare a ogni singolo passaggio. Lo so fare istintivamente. Facendo una metafora, quella di guidare l'auto. Il primo livello, il sapere, è quando studio, leggo sul libro, oppure qualcuno mi racconta, ad esempio al corso per la patente, come funziona un'auto. Ci sta il volante, il cambio, l'acceleratore, il freno, la frizione, e per far partire l'auto devo accenderla, premere la frizione, inserire la prima, leggermente lasciare la frizione, accelerare e partire, cioè ogni singolo passaggio. So guidare l'auto conoscendo teoricamente quello che devo fare? Ovviamente no, quello è il sapere. Poi il saper fare cos'è? Metto sull'auto, con a fianco magari l'istruttore, e pian piano inizio a fare. Sbaglierò tante volte. Farò un errore, a un certo punto saprò fare. Saprò guidare la macchina bene? No, saprò guidare l'auto. Questo è il secondo livello, il saper fare. Il terzo livello arriva dopo 10-20.000 km fatti a guidare. A un certo punto guido istintivamente. Non ho più bisogno di pensare di abbassare la frizione per inserire la marcia, ma lo farò istintivamente. E questa è la saggezza. Questo mi porta a successo? Ancora no. So fare istintivamente, ma non abbiamo parlato di a che livello lo so fare istintivamente. Se voglio raggiungere successo, devo raggiungere un livello che gli altri, la massa, non sa fare. A questo punto c'è il terzo livello, il più uno, ok? Che è un atteggiamento, non è un livello di conoscenza, ma è un atteggiamento. Che sul libro trovai scritto di Anthony Robbins, se non ricordo quale, che lui lo chiamava il COCOMI, mi piace tantissimo, che è il continuo e costante miglioramento. Sulla mia abilità mi devo porre dei grandi obiettivi di livello molto più alto di quello che so fare ora, e ponendomi obiettivo di breve periodo che devo migliorare ogni singola volta che faccio un'azione. Questo miglioramento, questo continuo e costante miglioramento mi porta, arrivato in un tempo sufficientemente lungo, ad arrivare a raggiungere un livello che la maggior parte delle persone non sa fare. Quando ho raggiunto quel livello, a quel punto lì posso ottenere successo in quello che è il mio ambito.
Ad esempio, tornando alla metafora dell'auto, chi fa le gare automobilistiche sa guidare istintivamente un'auto, ma lo fa a un livello straordinariamente più alto di come lo possa fare io. Ma perché? Perché lui è migliorato tante piccole volte ed è arrivato a un livello straordinario. Quando hai raggiunto un livello straordinario, a quel punto lì sei pronto per raggiungere il tuo successo, nell'ambito che vuoi tu. Questo è quello che davvero porta le persone a ottenere dei risultati straordinari. I tre livelli di conoscenza più un atteggiamento speciale. Tutti gli uomini che hanno ottenuto grandi risultati sono passati attraverso questi livelli. Se tu vuoi ottenere grandi risultati, devi passare attraverso questi livelli con l'atteggiamento di creare un continuo e costante miglioramento ogni singola volta che metti in pratica l'abilità che stai sviluppando. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo. Se hai qualche domanda specifica, scrivila nei commenti. Io ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!